Siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Susan da Radio, qui Fade Into Music per questo sabato pomeriggio. Vi ricordo che siamo in replica il mercoledì dalle 15 alle 17, se non erro. Esattamente. Esattamente, dopo di noi poi ci sarà Maurizio con The Incrove. Oggi ospite speciale, sicuramente lo conoscete perché lui è sempre con noi, però non c'è la sua voce, c'è il suo lavoro. Abbiamo qui con noi in collegamento Skype DJ Franco, buongiorno. Ciao Andrea, ciao Fabio. Tutto bene? Tutto a posto, Vabbè, questa è la seconda volta, già ero venuto una volta, sì, quando c'era la vecchia formazione. Esatto, sì, un anno fa forse. Non mi ricordo neanche più. Due anni fa, non mi ricordo. Sì, sì, era un po' di tempo fa. Com'è? Mi hai detto che stai tutto bene, lì a Napoli tutto tranquillo? Mo comincia a far freddo però. Ah. Il famoso sole di Napoli si è andato via anche lui, ha deciso di andarsene via. Sta arrivando l'autunno. È venuto il freddo, finalmente è venuto il freddo, perché non lo potevo. Ti piace il freddo? No, non era questo che piace il freddo, che sinceramente tutto sto caldo mio ti ha rotto, ecco. Anzi, è strano. Senti, io volevo chiederti, visto che tu sei più esperto di me sicuramente, se dopo possiamo, se puoi commentare la DJ, la classifica dei 100. Di cosa? Di 100 cose? Dei DJ, DJ Mag, che è uscita la scorsa settimana. Non la vuoi commentare? No, io commentare la commento, ma è una cosa che ormai non, cioè, non guardo più da tempo. Cioè, per me tutte le classifiche sono inutili, però la commento, non, sì. Non l'hai neanche guardata un momentino? No, ma per me sono cazzate, cioè, ecco. Fondamentalmente. Lo sapevo, ho schiacciato sul tasto dolente. No, ma sono cavolate da Beatport, di JMag, perché poi si scoprono un sacco di schifezze. Sì, sì. Ti passa pure la voglia alla fine, capito? Sì, sì, è giusto. Tra l'altro a Fabio più che altro era anche passata la voglia. A proposito di etichette discografiche, così magari dopo ne parleremo. Sì, sì, ormai Sì, quando io andavo i remix contest a te, a Fabio. Sì, sì, ma anche lì pure l'ho detto. Io neanche guardo più quelle cose, che oramai, bene o male, io penso così, loro bene o male sanno già chi prendere. Sì, 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 raccomandazioni. Chi dirà che sia bello, brano o altre cose. Io quello faccio un discorso in generale, non è che mi fisso su una singola persona o una singola casa discografica, sì, 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 o singole cose, è una cosa più generale. Ma oltre ai remix anche sugli original alla fine prendono chi vogliono. Sì, alcune manco ti ascoltano, altre manco ti rispondono. Io parlo di quelle italiane nella maggior, sì, parte, sì, dei casi. Quelle straniere già sono più serie. Almeno dico, ti rispondiamo entro 8 giorni, eh. Almeno quello. Purtroppo in Italia è così. Comunque tu pubblichi su qualche etichetta, no? Allora, io adesso è la Davidenze quella che sto pubblicando, di Giulianova, una casa discografica abruzzese. Ah. Poi ho collaborato anche con altri in passato, tipo la Tarantula Records, che era una piccola label indie di Roma. E poi aspetta, chi era quell'altro? E altro, oddio, mi riesco a ricordare molto. Sì, comunque maggiormente sono con la Davidenze, perché mi trovo bene. Capito. A proposito di DJ Franco, adesso ti passiamo un tuo remix. Questo è il remix di Moonlight di Alessio Ficarra. Ah, ok. Thank you.
secco. Secco. E Susa on the radio, siamo sempre in collegamento via Skype con DJ Franco direttamente da Napoli. Ci sei? Salve. Eccoti. Commenteremo velocemente la DJ Top 100, come abbiamo detto prima, al 20° posto DVBBS. Qualcosa da dire a proposito? Non ho capito, che hai detto? No, ho detto al 20° posto ci sono i DVBBS. Qualcosa da dire su di loro? Guarda, non li ascolto nemmeno perché... Ok. Fanno musica proprio piatta. 19° posto... Cioè, non mi dicono niente. Ok. 19° posto per The Horror. The Horror, da quello che ho capito, è uno dei pochi che cioè, si fa un culo così tutto da solo. Nel senso che che produce lui quello che fa da solo, okay. È bravo, e... anche se provo ascolto poco, cioè, molto poco, perché rientra pur sempre in quel campo di musica commerciale che preferisce evitare, che ascolto poco comunque, okay. O non mi piace, però a di là, ripeto, non è la classifica da quel che ho detto, mi sono preoccupato un po' che c'è, lo sento a scatti. Chi? No, ti sento a scatti, stavo dicendo a Fabio. Io ti sento distorto. 18° posto per i W&W, nonché V&V. V&V, bravissimi, da due fratelli, questo. No, non sono fratelli, mi sembra. Comunque, sì, anche a me piacciono. Ci sei ancora? Non lo sento più. Vabbè, proseguo io. 17° posto per i Showtech, 16° posto per Deadmau5, 15° posto per Alesso, 14° posto per Dash Berlin, 13° posto per i Blaster Jets, 12° posto per Afrojack, 11° posto per... Ci siamo, non siamo scappati, siamo ancora in collegamento con DJ Franco, forse si è risolto. Pronto? Sì, sì, io ti sento. Ok, anch'io ti sento... sì. Ok, eravamo arrivati alla 10ª posizione, Steve Aoki. Non ti sento più. Pronto? Ok, adesso ok, ti stavo dicendo, siamo arrivati alla 10ª posizione con Steve Aoki. Steve Aoki, l'unica cosa che mi piace è quando tira le torte in faccia, ecco. Super, no, ma guarda, di là di quello che fa, che usa CT già prepizzati e tutto quanto, cioè insomma che non fa un cavolo in poche parole, però quella c'è, cioè, un'idea bellissima, là tiri torte, non te ne frega un cavolo, come animatore sarebbe bravo. Sì, anche con ho visto una scena col canotto sulle persone. Vabbè, sì, sì. Che poi mi ricordo una foto dove lui stava, se non sbaglio, a Miami all'Ultra, dove era, e stava dentro un hotel, non mi ricordo, dove ci stava tipo una fontana comunque bella grande, e lui che suonava là davanti, però là non aveva il canotto, cioè ma come, ti porti il canotto lì e i concerti non devo porti là. Non ho posto per scrivere. Scusa? No, dico, ho sbagliato, cioè sì. Non ti porti il canotto lì. Dove c'è l'acqua. Non ho posto per Skrillex. Skrillex bravissimo, e da quello ho capito lui ha ricevuto anche, a livello di G-Mag, lui ha ricevuto anche altri premi come i Grammy per aver composto la colonna sonora di Transformer, non mi ricordo quale, se il 3 e 4, mi pare il 4. Non la sapevo. Oltre a questo ha collaborato anche per colonne sonore, se non sbaglio, anche di altri film, non mi ricordo. Comunque lui, cioè, ha ricevuto anche premi più seri a DJ Mag. Mi aspettavo un commento negativo da parte tua su Skrillex. No, mi hai stupito. No, ma il fatto è fa dubstep, per quello. Sì, è il re della dubstep. Vabbè, la dubstep esisteva già prima di lui, il fatto che sia una, cioè per alcuni la conoscono adesso è perché sono ignoranti. Grazie, cioè, a lui, esatto. Prima, Sì, sì, sì. Dopo parleremo anche di questo, che Fabio mi ha già introdotto un argomento. 8° posto per Nicky Romero. Bravo anche lui, cioè niente da dire.
pezzi stupendi e... cioè non di negativo niente da dire. Io non è che lo dico come eccezione negativa, però sai, sono sempre quelle cose commerciali che sì. ascoltarli in continuazione stufano, ma sì. È un mio parere personale, è una questione di gusti, però diventa ripetitivo per me. Adesso arriva il bello, settimo posto David Guetta. Ah, Guetta si sa com'è, cioè è un... non c'è bisogno... è tipo... no guarda, faccio un esempio, non c'entra un cazzo, è come Francesco Sole qua in Italia, hanno preso uno che l'hanno piazzato là e lo usano come immagine, punto. Capito, può essere. E lui questo fa, cioè per me questo fa lui. Che poi in un'intervista con... aspetta, come si chiama il francese? Joachim Garraud. Che Joachim Garraud è musicista, tecnico del suono, sì, e c'ha anche lui lo studio in Francia. Lui lo disse in intervista, David Guetta non è né un musicista, né un tecnico del suono, né un compositore. Cioè lui c'ha qualche idea, mi porta qualche sample e facevo tutto io. Cioè lo disse. Sì, sì, tra l'altro anche quindi Afrojack. Voglio dire, se tu fai 2 più 2 arrivi a capire certe cose. Sì, anche Afrojack mi sembra che sia stato un suo ghost. Di David Guetta. Sì. Ah, boh, questo non si potrà, non lo so. Mo valla a sapere chi è il ghost di chi e sì, sì. Valla a capire. Sesto posto per Avicii. Mi aspettavo anche lui. Io mi aspettavo qualcosa di più da lui. Cioè, anche lui bravissimo. Io me lo ricordo quando fece Sick Bromance, che però là era Tim Berg si faceva chiamare, non mi ricordo, sempre Avicii. Sì. Non c'è niente di negativo da dire, però anzi lui forse uno che fa da ghost a... magari può essere lui uno che fa da ghost a Ghetto. Difatti il pezzo, qual è l'ultimo? Potrebbe essere, io parlo sempre condizionale. Sì sì, non mi ricordo più come si chiama l'ultimo pezzo di David Guetta. Quello con... qualcosa col sole, The Sun, però non mi ricordo più. Quello. No, io manco, ti ho detto, manco lo seguo più, sì, dovrei andarmi a cercare. Mi sembra che ci sia stata la produzione di Avicii, sì, c'è sì, anche sì. scritto sì. sotto il video. Ah, non lo sapevo. Vabbè, poi in caso me lo vado a cercare, sì. che non mi... Quinto posto per Tiesto, un uomo che in classifica della DJ Mag è sempre quasi stato in testa. Guarda, per lui la DJ Mag non conta nulla, cioè uno che c'ha quanti, che c'ha 40 anni, c'ha più di 40 anni. In passato aveva cominciato a fare trance e techno, poi è passato alla trance, è passato a roba più elettronica e roba più commerciale, perché aveva capito che il mercato era quello ormai. È inutile continuare a fare trance, però mercato, cioè, sì. Io me lo ricordo dal 2006, alle prime volte, cioè sì, sì, che... dire, con la trance DJ Mag ha fatto tante di quelle cose che uno... cioè comunque bravissimo come sempre, anche se questo fatto da commerciale un po' mi è scaduto, però c'è niente da dire in negativo. Sì. Quarto posto per Martin Garrix. Saltiamo. Il solito ragazzino raccomandato. Ok, chiudiamo qui. Sì, nient'altro da dire, un ragazzino raccomandato. Poi ne frega un cazzo se bravo o non bravo. No, questo penso, basta. Terzo posto per Armin Van Buuren, un altro come Tiesto storico. Sì, lui e Tiesto li vedo allo stesso livello. Sì, anche io li vedo alla pari, loro due. Però mi pare strano sta cosa, loro, a meno che io sappia, non hanno mai fatto un pezzo insieme, mai collaborato. È vero, lo stavo giusto per dire, non hanno è mai... È strana sta cosa, o si schifano tutti e due, perché chissà quale motivo, non lo so, sono tutti e due olandesi. Forse perché quelli che stanno dietro a questi due artisti non vogliono che si faccia collaborazione. Probabilmente è la seconda opzione, che quelli che stanno dietro non vogliono. Secondo posto, Dimitri Vegas e Like Mike. Ah, questi sono i due classici fratelli che fanno tutto insieme, cioè vanno pure a cagare insieme. Ah, ecco. Qualsiasi cosa, c'è sempre loro. È un po' come cioè, questi fanno tutto, ma proprio tutto, cioè vanno a dormire insieme, cagano insieme, tutto. Tutto assieme. Tutto assieme, cioè è sempre loro, io vorrei capire... Boh, vabbè. Primo posto riconfermato dall'anno scorso, Hardwell. Hardwell, io me lo ricordo quando faceva i mashup tanto tempo fa.
Ah, proprio sempre 2006-2007. L'inizio della carriera. Così. Sì, avevo incominciato così a fare i mashup, pure all'epoca si era fatto conoscere per questo e poi man mano è andato avanti. E... guarda, l'unica cosa da dire che a mio parere forse questo si è commercializzato troppo, forse quello, forse. Dici che se l'è meritato il primo posto per la seconda volta? Ho detto, me ne frega, poteva stare pure al centesimo posto, io pensavo la stessa cosa. Però lui è uno, capito, che ha iniziato gradualmente. Sì, 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 ha iniziato. Però l'unica cosa che tempo fa andai a vedere, sì, è che Tiesto è nato in una città, ovviamente si chiama Breda. Sì. Hardwell è nato a Breda. Coincidenza. Allora, sai, poi dici, vabbè, è una coincidenza. Sì. Però, cioè... Breda, cazzo, è la città dei... paesino anche... olandese sperduto chissà chissà dove. C'è anche Dante... gli abitanti, se non sbaglio, sono tipo 100.000-200.000 abitanti, quanto il mio quartiere. Sì, è Napoli, vero. Qua. C'è anche Dannik che è nato a Breda, mi sembra. Capito, sono... Allora ti dici, aspetta, ma questi... È l'aria di Breda. Cioè, hanno avuto comunque, secondo me, la spuntarella, capito? C'è stato qualcuno che... e annotati e penso lui si è stato chiesto. Velocemente gli italiani al 62esimo 61esimo Gabri Ponte, 62esimo Ivinai, e dove sono gli altri? 94esimo Merken Cremont, non ne vedo altri. Vabbè, Ponte, lasciamo stare, so che tu sei in conflitto per essere in conflitto che se uno si comporta una schifezza è giusto che venga trattato da schifezza. No, il fatto lì che è successo lì in Abruzzo. Sì. Cioè, se lui si è comportato una schifezza che ha preso e si è andato in quel modo. Sì. E non solo, addirittura sta censurando, tramite la sua agenzia, lui fa censurare i video e tutto quanto. Ti comporti una merda. Ma poi sti soldi, cioè, gli ha ridati. Una schifezza, appunto, se fai produzioni che fanno schifo e non piacciono. Cioè, io me lo ricordo... tutto il rispetto per quando ha fatto tutti quei pezzi degli anni 90, ok, con però... gli Fail 65, sì. No, a parte gli Fail, lui ha fatto anche dei bei singoli, tipo Mine in the Moon. Sì. Jordi. Ah, è Jordi, brava, Danza delle streghe, poco arrivarlo, quindi, che poi sì. Quella è una melodia di Giuseppe Verdi. Ah, per Requiem Verdi. Non lo sapevo questa. No, invece sì, l'ho scoperto, è una melodia del Requiem Verdi. Voglio dire, cioè tu mi scadi proprio sia come persona che come artista. Sì. Quindi sinceramente uno che non ascolto, non mi piace. Sì. Se mi devo ascoltare qualcosa, mi vado ad ascoltare Danza delle streghe, Jordi, queste cose qua. I pezzi vecchi. Sì. Capito. Per quanto riguarda Merkel e Cremont. Merkel e Cremont. Io. Sono rimasto ancora, come si chiama, il primo pezzo che fecero anni fa. Come si chiamava? Non ho presente. Oddio, quelli con Paris e Simon, là, Simon, chi cavolo sono pure loro. Ah, sì, Vabbè, comunque quello. Titolo. Poi ne ho sentiti anche altri, però non so perché il primo, ci sono affezionato al primo, non so perché, però bravissimi, niente da dire. Cioè, bravissimi. Vinai? Poi chiudiamo. Dai, lasciamo perdere. Lasciamo, guarda, stare. Cioè, questi hanno preso la stesura di un brano e l'hanno riutilizzato non so quante volte. Sì, allora. Farci dei brani che sono uguali e per andare pure in classifica. Hands up. Serate. Cioè. Revelogy. Ma non mi ricordo. Sì, ne hanno fatti tre o quattro, mi sembra, con Bounce, la stessa. Bounce Generation. Bounce, Revelogy e l'altro. Ah, quello là con Prezioso. Quello con Prezioso non lo conosco, so il loro Hands Up, che loro con quelli... Ah, Hands Up, sì, comunque voglio dire, cioè, finché magari lo facciamo, che ne so, io e te, ok, va bene, dici, tanto... Sì. Cazzo si caga, ma, cioè, esatto. Quindi, cioè, tu come fai a stare a certi livelli, poi fai queste cose, e poi se ti criticano... Ti offendi. Qui. è vero, hai perfettamente ragione. No, io non capisco certe volte il comportamento di sta gente, capito? Questo che a capire. Non sei l'unico. Vabbè, al di là di questo io ho sempre detto, uno può anche insultare, si può incazzare, tutto quello che volete, ma la cosa migliore sì.
semplicemente fare questo, ignorarli e andare avanti per la sua strada. No, 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 ma sai cosa, ad esempio, che so, non passargli se per dire tu c'hai una radio, non gli passi i pezzi in radio. Ok. Ti ascolto, non vai alle tue serate, no, perché tanto voglio dire non meritano. Quello che è, ci sta pure, però è una cosa fine a se stessa. Se uno cominciasse tipo a non ascoltare più. Sì, alla fine anche dopo un po' loro smettono perché non c'è più nessuno che li segue. Sì. In teoria dovrebbe essere così, ma la maggior parte sono ragazzini, capre, ignoranti e cose varie. Sì. Anche come Gabri Ponte, inutile, cioè, capito? Sì, sì. Cioè, non vedrai mai una serata vuota, è difficile proprio. È così. Anzi, a maggior ragione potresti vedere una serata vuota di grossi artisti. Ad esempio c'è stata una data di... come si chiama? Trent Moller. Non lo conosco. Cioè, a Milano il tipo ha fatto su una sala che poteva contare migliaia di persone, ne ha fatte 500. No, ha fatto la metà, bro. No, neanche. No, nemmeno, no, erano comunque 500, che voglio dire, non so un cavolo per sì, un artista. Sì, sì. Cioè, allora a sto punto tenetevi Ghetta, tenetevi quello, tenetevi quell'altro. Ci siamo, Fade Into Music su Zonda Radio, sempre in collegamento via Skype con DJ Franco da Napoli. Eccoti. L'argomento adesso lo introduce Fabio, visto che voleva parlargli un argomento, visto che c'eri anche te. Prego. Finti DJ. A voi due la parola. Come? Cioè, non è che non so che dire, che sinceramente... Preferisci evitare. No, mi ha stufato l'argomento, mi ha stufato. Ah. E tanto oramai c'è tante di quelle cose, però tu le ripeti sempre là. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è questa, che se questi finti DJ stanno a suonare, quindi stanno in un locale, radio, quello che è. Sì, sì, qui in Valsusa lasciamo stare. Una posizione, diciamo, si occupano quella posizione. Perché ci sta uno dietro che io fa fare, cioè se io vengo a suonare in un locale, cioè se io vado in un locale così gli dico no senti voglio suonare pure io, lui dice ma chi sei, che vuoi, sì. E ti cacciano via. Sì, sì. Se viene qualcuno che conosce il proprietario, conosce quello, conosce quell'altro, dice senti oggi stasera voglio farmi mettere sto ragazzo qua, quello prende, va, fa quello che deve fare, usa i CD già mixati, non fa un cazzo, fa finta, Quindi è questo il discorso, ci sta sempre qualcuno, se vediamo queste persone che occupano certe posizioni, perché qualcuno glielo può fare, glielo permette di fare. Capito Fabio? Sì. Capito perché tu non andrai mai a suonare in un locale? No. Perché tu non conosci nessun proprietario di un locale. Vabbè. Fin quando non aprirò un bar io, e quindi ti farò suonare a te. Tu... Grazie. O qualche in Italia ti sconsiglio di aprire qualsiasi attività perché sì. Non si sa com'è. Sì, sì, apri e il giorno dopo tiri già giù la serranda e lasci stare. Sì, ecco, però è così. Comunque a proposito di DJ Fasi, noi qui siamo, com'era già, Val Producer che la chiamavo, dove tutti esatto. Gli abitanti di questa valle sono DJ produttori. Non ce n'è uno che non abbia FL Studio o cos'era già, Music Maker, e, sì. Che produca qualcosa. Però i risultati sono scarsi, non è come in Olanda. No, guarda, una cosa, mo' al di là di quello che si usa, di quante apparecchiature uno può avere, di quello che può avere uno... Sì, la... No, al di là di questo, c'è una questione della mentalità. Cioè, mo' ti spiego, una volta lessi un servizio, era un'intervista, se non sbaglio, non mi ricordo, su... lui in Germania aveva... vabbè c'aveva uno staff, cioè l'addetto stampa, quello lì si occupava del web, il booking per le serate, sì. Cioè ognuno ci sta uno staff e ognuno faceva queste cose, sì. Ognuno ha il suo ufficio dentro questo appartamento, dentro ognuno aveva il suo ufficio, ognuno la sua stanza, c'era la stanza tutta per sé dove ascoltava i promo e produceva. Poi prendevano, avevamo abbastanza le riunioni, facevano le riunioni, allora cosa dobbiamo fare, questo è. Qua in Italia quasi nessuno ha questa mentalità.
Quella lì è più una mentalità aziendale, diciamo. No, mentalità aziendale, cioè che è un lavoro. Sì, eh. Cioè è un'azienda, è un lavoro. Sì, alla fine sì, perché non lavora da solo, cioè la gente attorno che lavora insieme a lui, in simbiosi, si può dire. Sì, no, a parte questo, però mentalità aziendale, cioè ci sta uno che fa una cosa, uno che ne fa un'altra e uno ci ha la sua competenza, capito? Dici che in Italia invece uno vuole fare tutto pur non avendo le competenze. Esatto. Capito. No, hai perfettamente ragione. È vero, è vero. A parte questo, magari ti dice quello, sai, o lo studio, quello, quell'altro, poi... Sì, sì. Tiene lo scantinato che è stato ristrutturato per fare da studio. Sì, sì, ho lo studio, però lo sai usare lo studio. È no, quello a parte che dici. Quello, usava pure, ma poi tipo c'è lo scantinato che usa per fare lo studio, poi dice c'ho l'agenzia e ti ritrovi dentro uno scantinato, uguale. Sì, sì. Come quando io andavo a giocare a poker. Sì. Ci sai, vieni, c'ho la sala da poker, dov'era? Dentro uno sgabuzzino chiuso. Ma questa era una cosa illegale. Sì, sì, no, è uguale, guarda, non cambia. non le sapevo queste cose dei produttori italiani. Sì, ma... No, vabbè, non tutti, però io... La maggior parte. Cioè, livello è livello, capito? Però penso che la maggior parte è così. Ho detto, non è una questione di quello che hai, di mentalità. Sì. Capito? Per me è così, io almeno la vedo così. Fabio, volevi aggiungere qualcosa che stavi... Sì, che... Cioè, insomma, ora... Cioè, tra... Allora... tra noi non ci si aiuta. Invece all'estero tutti i produttori, i DJ si aiutano e si danno una mano, insomma, tipo ehi, mi suoni il pezzo e l'altro sì, ok, va bene. Invece qua se e tu chiedi una roba, ehi, mi lasci un like sul brano e bla bla, non sei fissato con sti like? Sì, ormai sì. Allora perché perché ultimamente con sto remix che ho fatto vado in giro a chiedere ehi, una volta non eri contro quelli, cioè mi mandavi gli screen, dicevi basta, non ce la faccio più di sta gente qui che mi chiede i like. Una volta eri così, mi mandavi gli screen, basta, non ce la faccio una volta, più una volta. Guarda, io ammetto magari, sai come fa Fabio condivide e basta, cioè, se volete mettete, cioè, ci stanno quelli che ti pressano. Sì, esatto. E poi dopo esce Germano Mosconi che è me, cioè... Sì, è ovvio, se ricevi 20 messaggi dalla stessa persona, ho scritto mi voti, vai fuori di testa, è normale. È vero. Io non ce la faccio nemmeno più mentalmente a seguire certe cose, mi ignoro e basta, cioè non ce la faccio. Lasci sul non visualizzato come fa Fabio. Tutte prove. Va bene, Fabio, vuoi aggiungere qualcos'altro su questo argomento? Volevo aggiungere che hai intromesso altro, te, tra l'altro. Volevo aggiungere altro, ma non mi ricordo più. Tipo? No, ma guarda, il fatto che all'estero si aiutano di più o di meno, non lo so, cioè per me questo è un comportamento che riguarda più che altro l'essere umano in generale. Sì. Cioè nel senso che... magari trovi quello che è più buono, più generoso, capisci che ha bisogno di aiuto e ti dà una mano. Sì, trovi quello, non se ne fotte proprio, ma sì, è vero. Poi dirà il fatto che sia italiano o meno, penso sia un comportamento generale. Sì, è vero. Non so. Chiudendo l'argomento, no? Ma non è che magari ci sono troppe persone che puntano a fare il DJ? Esatto. Perché forse è un po' una moda ultimamente. Sì, è una moda che dipende anche soprattutto dall'avanzamento della tecnologia. Vedi le console che ci sono in giro, la famosa Hercules. Sì. Ci hanno quasi tutti, sì, ormai. Sì, quella da 90, com'è che si chiama la Hercules? No, ma guarda, il futuro è quello, si stanno buttando tutti là, che fanno bene. Cioè, le aziende che sviluppano queste tecnologie le fanno benissimo, che poi ci sia Bimbo Minchia che la utilizza e si trova dentro al locale, te l'ho detto già, come è un altro discorso, è perché qualcuno ce lo mette là. Sì, esatto. Quello è fatto, capito? Però fanno bene, sono a favore del progresso tecnologico in questo campo. Sì, però dico,
c'è troppa gente che punta a fare il DJ, però magari quelli buoni non esaltano. E proprio per questo qui chiudiamo il discorso, perché dietro c'è chi fa salire chi non deve. Ma guarda, io ti ho detto, è una cosa che oramai non riesco neanche a starci appresso, perché tanto ci hai rinunciato. Magari prima ti fai prima un ragionamento, pensi sia giusto, poi magari non lo è, non arrivi neanche più a capire perché certa gente fa certe cose. Tu adesso c'è chi lo fa solo per divertirsi e per passione, sì, ok, però poi cioè, sono cose che sfociano pure nel ridicolo. Sì, tu adesso suoni in qualche locale? No, io mi sono levato da mezzo da almeno 4 anni, non ne voglio sapere proprio. Proprio per l'ambiente hai deciso? Ma niente, zero, non ne voglio sapere nulla. Capito. Andiamo basta, avanti. Certo. Scusa? Sono radio e basta. Capito, andiamo avanti con la musica. Ci siamo, siete sempre sintonizzati su Susanna Radio, Finito Music. Vi ricordo il numero per gli sms 393-2604-309 e anche attivo WhatsApp, quindi se volete fare dei saluti o dire qualcosa a DJ Franco potete scriverci al 393-2604-309 oppure anche chiamarci su Skype cercando Susanna Radio. Stavamo giusto argomentando prima io e la redazione, nonché Fabio, su cosa parlare in questi ultimi minuti, no? E l'altro giorno mi è venuta... Sai quando sei lì al computer che pensi alle cose della vita, perché il pane diventa duro? Mi è uscita questa domanda, no? Allora mi sono informato, giustamente, era una domanda, perché il pane dopo 24 ore che lo fanno diventa duro? Il pane diventa duro perché perde l'acqua che c'è al suo interno e quindi diventa secco diventa duro. È anche una cosa buona per i panettieri, così continuano a produrre pane, vendono ogni giorno il pane. E infatti. Quindi, dopo questa lezione di vita, lascio la parola a DJ Franco per le ultime battute, perché poi tra poco ci tocca chiudere la radio e andare a casa. Vabbè, dato che devo dire cazzate, a questo punto dico una io. Cioè non è proprio mia, è di Davide Cra. Mm. Si occupa di satira e oggi ha scritto questa cosa. Un attimo che la leggo. Allora, l'FBI usò Monica Lewinsky, penso se la ricordano tutti. Monica Lewinsky contro Clinton, povero Bill, deve essere stato terribile per lui subire tutti quei pompini. Non ho sentito. Cioè non ho sentito. No, ci ho sentito bassissimo. Aspetta. Allora, l'FBI sì? Usò Monica Lewinsky. Sì. La ricordate, penso. Vabbè. Non è la stagista della Casa Bianca, ok. Monica Lewinsky contro Bill Clinton. Sì. Povero Bill, deve essere stato terribile per lui subire tutti quei pompini. Infatti, poveraccio. Questa qui dove la si trova, che hai detto prima? Il Davide Cra, ti mando il link. Ok, così lo pubblichiamo sulla nostra fanpage di Facebook, diventate fan su Susanna Radio, su Fade Into Music, anche sulla tua pagina personale. Hai la pagina, mi sembra. Ho la pagina, però vabbè, ho il gruppo di G Franco Francesco Lombardo. Quindi cercatelo. Il gruppo, la fanpage non mi piace, non la curo mai. Ce l'ho giusto così. Quindi se volete unirvi al gruppo di DJ Franco, cercatelo su Facebook. Purtroppo siamo giunti al termine di questa puntata di Fade Into Music, è volata davvero. Stavo cercando una cosa su Google, Fabio mi ha detto vai che devi fare i saluti. Quindi io saluto e ringrazio DJ Franco che è stato per tutte queste 2 ore, 1 ora e mezza con noi in chiamata su Skype. Ciao e grazie. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Grazie. È volato il tempo. Sì, davvero, è volato oggi. Saluto e ringrazio Fabio che è stato come sempre alla regia. Ciao. Che ci dà sempre una mano. Mi saluto e mi ringrazio e saluto e ringrazio tutti voi amici ascoltatori che ci avete seguito fino adesso. Vi ricordo l'appuntamento è per mercoledì dalle 15 alle 17, la replica di questa puntata, mentre il prossimo sabato dalle 17 alle 19 in diretta da Susanna Radio. Ciao! Ciao!